Vorrei sapere se va giù non solo il mercato, ma anche il broker o le case di investimento, qual è l'iter da seguire per poter riottenere gli assenti investiti o il controvalore in caso di fallimento? Questa è una domanda interessante che mi fanno tante persone ancora prima di iniziare ad investire e se vogliamo ha una risposta un po' tecnica. Allora, rispondo a Luigi un po' per rispondere a tutti. Quando investiamo, e nel caso tuo specifico, devi farti una domanda. Primo, cosa ho acquistato? Quindi quale strumento finanziario? Un fondo? Un ETF? Una criptovaluta? Un derivato? Insomma, qualche altro strumento? E dove l'ho acquistato? Cioè la piattaforma o la banca a cui io mi sono rivolto, chi è? Cioè un broker? È una SIM? È una banca? Appunto, chi è il soggetto? Dove l'ho acquistato? Perché dico questo? Perché ci sono alcuni strumenti, come ad esempio i fondi e gli ETF, che hanno una segregazione patrimoniale con la SGR, che è la società di gestione del risparmio. Questo perché, appunto, essendoci una segregazione, se il tuo strumento prevede che sia presente una banca depositaria, se fallisce l'SGR o l'emittente di quello strumento, i tuoi soldi sono al sicuro. Se non c'è una banca depositaria di mezzo, allora devi preoccuparti. Ad esempio, se leggi il KID di un fondo o il KID di un ETF, viene riportata la banca depositaria. La presenza di una banca depositaria è un po' una sicurezza per noi investitori. Quando non c'è la banca depositaria, dobbiamo fare attenzione. Ok, Sì. sì, poi anche qui voglio dire, questa è una domanda che molti si fanno, che è legittima, aggiungo solo questo, però anche in tanti casi è una domanda, se vogliamo, un po', diciamo, futuribile, perché se investiamo bene, e la domanda che dobbiamo farci è come imparare a scegliere la piattaforma giusta, come scegliere l'emittente giusto, quali sono gli strumenti, eccetera. Cioè, Anche questo rientra. se abbiamo fatto bene questo, in realtà, i rischi in caso di fallimento sono relativamente bassi, perché comunque qui parliamo di quella che chiama casa di investimento, che tu hai chiamato tecnicamente SGR. Una di quelle che abbiamo citato è BlackRock, che è una delle principali aziende al mondo. Cioè, se fallisce BlackRock, non è un pro cioè, il problema è talmente grave che devono intervenire i governi, le istituzioni internazionali, eccetera. Cioè, se fallisce ma anche una banca italiana, per dire, se fallisce, abbiamo visto, alla fine intervengono. Le persone perdevano i soldi non perché era fallita la banca, ma perché si erano comprate obbligazioni subordinate, azioni non quotate di banche che erano disastrate. O Cioè, recentemente molte persone hanno acquistato asset su piattaforme non vigilate, non autorizzate e che quindi sono sparite dall'oggi al domani. Per questo ho voluto fare una scissione, cioè dove le hai comprate e cosa hai comprato. Quindi. esatto. No, perché ogni giorno, proprio stamattina, proprio una persona mi diceva: ma conosci un sistema che si chiama Bitcoin, qualche cosa, Revolution, Super, Mega, Iper? Cioè, secondo te è una truffa? Per me è già una cosa che si chiama così in tanti casi, Lo è. lo è, cioè, ma basta che lo vedi. Quindi voglio dire, c'è una differenza enorme tra truffe, che voglio dire sono a un livello, e strumenti quotati sui mercati regolamentati, acquistati attraverso piattaforme vigilate, eccetera, eccetera, eccetera. Sono Esatto. cose che noi insegniamo, voglio dire, nei percorsi, o comunque qualsiasi nostro servizio ha sempre delle indicazioni di base su queste cose, ecco.